Esprimo grande soddisfazione perché proposte italiane potranno diventare proposte europee, riduzione delle partenze, riduzione degli sbarchi, riduzione dei morti e quindi riduzione dei problemi, dei costi economici e sociali di un'immigrazione che non siamo più in grado di sostenere. Quindi se il modello italiano diventerà modello europeo sarà per me e per noi motivo di orgoglio. Chiederemo sostegno alle autorità libiche per fare sempre meglio il loro lavoro. Chiederemo alle missioni internazionali di evitare di usare l'Italia come unico punto di arrivo. Se si riduce il problema a monte, ci saranno meno problemi a valle. Quindi penso che questo nucleo di amicizia e di intervento serio, concreto, efficiente, Austria, Germania, Italia, possa essere un nucleo che darà un impulso positivo a tutta Europa per riconoscere diritto d'asilo a quella minoranza di persone, donne e bambini che scappano davvero dalla guerra, ma per evitare l'arrivo e la morte di decine di altre di migliaia di persone che non scappano da nessuna guerra. Quindi i fattori che ci uniscono e che ci uniranno al tavolo sono sicuramente la stragrande maggioranza rispetto a quelli che saranno oggetto di discussione di un lavoro che comincia già settimana prossima. Quindi contiamo che finalmente l'Unione Europea ritorni a difendere i suoi confini e il diritto alla sicurezza di 500 milioni di cittadini europei che negli anni scorsi è stato messo a rischio.